Forse ho messo un po' troppe fette di ananas, ma va bene così. Siamo pronti ad assaggiare la pizza con l'ananas. Buon day! Benvenuto in questo nuovo video. Come state? Io molto bene. Grazie, grazie per avermelo chiesto. Mettete già un bel mi piace. Da come avrete letto dal titolo, oggi per la prima volta proverò la pizza con l'ananas. Appena tornato a Milano, sono stato via un bel po' di tempo e nel frigo non c'è un emerito. Di conseguenza io in questi casi, se mi seguite su Instagram, sicuramente l'avrete notato, Giuseppe_Barbuto. Quando non so cosa cucinare, cosa mangiare, mi ordino sempre una pizza, perché sono un ciccione. Per assurdo, ieri ho comprato anche questo. Un ananas. Non ho mai, e dico mai, assaggiato, provato, mangiato pizza con l'ananas. Ed è una delle domande che mi fate più frequentemente. Ora chiamiamo il fattorino, che è più fatto che vino, e ordiniamo una pizza margherita, sulla quale poi noi ci metteremo l'ananas. Il buon cuoco, il buon chef. Buonasera. Buonasera, volevo ordinare una pizza a domicilio. Sì, volevo ordinare una margherita. Basta così? Sì, solo una margherita. Dai, cretino, guarda che ti riconosco. Eh? Dammi l'indirizzo. Non ho capito, scusa, perché mi hai chiamato cretino? No, no, niente, dammi l'indirizzo. Ok, ti chiamo quando sta arrivando? Sì, grazie mille, più o meno tra quanto? 10 minuti. Ok, perfetto. Grazie. Ok, grazie. Ciao, grazie. Ciao. Ragazzi, non volevo farlo stupido, ma mi ha dato del cretino. Secondo me mi ha confuso con qualcun altro. Comunque, allora, nel frattempo che aspettiamo questa pizza, mi trasformerò in uno chef. In uno chef vero e proprio, e taglieremo quell'ananas. Adesso voglio un sacco di screen, ma li voglio, eh. Voglio un sacco di screen, li dovete pubblicare su Instagram, visto che questa sarà l'ultima foto insieme con lui. Ovviamente poi ce ne saranno altre di ananas, ma con lui, che è questo, che è gigante, più grosso della mia faccia, sarà l'ultima volta. Quindi immortalate questo momento. Ok, la pizza è arrivata con una velocità è stata velocissima, ragazzi. Io ancora mi devo cambiare, vedete, sono ancora in tenuta, diciamo, ecco, e devo ancora cambiarmi, diventare uno chef. Eccolo, dopo essermi messo dei vestiti totalmente a caso, come vedete mi è uscita anche la tartaruga, incredibile ragazzi, ed essermi messo degli occhiali che in teoria mi dovrebbero proteggere dagli eventuali schizzi, ma non succederà perché questi occhiali sono finti. Passiamo al taglio dell'ananas, quasi mi piange il cuore. Ragazzi, allora, per fare questa pizza all'ananas ci occorre ovviamente una pizza, un ananas, eventualmente, se dovete tagliarlo voi, un coltello. Io in questo caso ce l'ho un coltello grande e rosa, un tagliere sul quale taglieremo il nostro ananas e una tovaglietta per proteggere il tavolo. Io in questo caso sto usando una tovaglietta colorata, mi raccomando, perché se non è colorata non potete tagliare l'ananas. Partiamo. Io taglierei prima la parte superiore. Ok, ci vuole molta forza, ragazzi, eh. Ecco fatto. Spettacolo. Poi giriamo il nostro ananas, ragazzi. Mi raccomando, è importante. Tagliamo anche la parte inferiore. Ho avuto un attimo di defiance, mi sono perso. Madonna, quanto è difficile, eh. Ecco qua, ragazzi. Mi raccomando, ci vogliono dei muscoli come i miei. Vedete? Ecco fatto, abbiamo tagliato la parte superiore e la parte inferiore. Ora, non so come tagliate voi l'ananas a casa. Non so come tagliate voi l'ananas a casa, ma io lo taglio in questo modo. Allora, divido a metà. Ci vuole un lavoro, mi raccomando, di precisione. Se non lo tagliate a metà, rischiate che la pizza possa non venire. Perfetto, ora abbiamo due metà perfette. Perfette mica tanto, ma facciamo finta di nulla, di ananas. Ok, come posizionarlo sulla nostra pizza, che ormai è diventata fredda, quindi ci presteremo a scaldarla. Tagliamo delle fette in lungo, così, madonna ragazzi, sembra prosciutto crudo, cotto no, sembra quello crudo. Una fetta è andata, ragazzi. Io per fare questo video, ve lo dico in totale schiettezza, visto che io sono il king degli ananas, gli ananas sono di mia proprietà, non mi sono neanche guardato le foto di come sono le pizze all'ananas, non mi sono proprio informato, quindi sto creando io sul momento. Questo è spirito di creatività. Ovviamente l'ananas che avanzerà, mi raccomando, non lo buttate, perché il cibo non si spreca. Ragazzi, anche se state per scoppiare, se sentite che non riuscite più a mangiare, mangiate, perché il cibo non si butta. Rigiriamo le fette, mi raccomando, sempre simmetriche, e creiamo degli spicchi. Queste sono le nostre fette di ananas, ragazzi. Ecco qua,
prendiamo la pizza che ormai si è raffreddata, la scaldiamo, nei 10 minuti la scaldiamo, gli ultimi 2 minuti inseriremo le fette d'ananas nel forno insieme alla pizza, in modo tale che le fette non siano fredde, ma non siano neanche troppo calde, perché sennò l'ananas, secondo me, caldo fa schifo. Allora ragazzi, diffidate dalle pizzerie che vi portano la pizza già tagliata, perché vi assicuro che dopo a toglierla sarà un casino. 200 gradi per circa 10 minuti. Nel frattempo che aspettiamo che la pizza si scaldi per poi mettere sopra l'ananas, volevo farvi vedere un pacco che mi è arrivato. Sicuramente avrete visto anche la storia su Instagram, questo pacco gigante, visto che su Instagram quando ho pubblicato la storia siete impazziti. Oh, wow! Allora, questo pacco mi è arrivato da Skinover, che produce queste cose, ovvero zaini, prodotti scolastici. Come vedete qua c'è uno zaino super colorato, con un sacco di tasche. C'è anche il carrellino, quindi è stracomodo, ve lo potete portare in giro. C'è anche una cerniera dietro, dove ci sono le spalline, in modo tale che potete metterlo anche sulle spalle. Quando siete carichissimi di libri, attaccate il carrellino e lo portate in giro. Poi, fantastico, un altro zainetto sempre molto colorato. Questo è un po' più piccolino, quindi magari è per i ragazzini un po' più piccini, per le ragazzine un po' più piccine. Lo stile è lo stesso, sono molto molto colorati. Questi zaini sono molto comodi, anche il tessuto è di ottima qualità, è anche lavabile, quindi una volta che lo comprate doveste sporcarlo, non vi preoccupate a lavarlo perché non si rovina. Anche qua abbiamo due tasche, è molto comodo perché è piccolino. Wow, ma mi hanno inviato un sacco di zaini. Ecco un altro zaino. Questo è un po' più, uno zaino un po' più semplice. Come vedete il font è sempre lo stesso. Questo non ha il carrellino, molto più piccolo, quindi è più comodo. Lo potete proprio mettere così. È uno zaino classico. Ha un sacco di tasche anche questo. Ne ha ben tre, sono gigantesche. Qua, non avevo visto, ce n'è una anche qua. Un astuccio, sempre Skinover. Tutto Skinover. Tutte le cose che possono servirvi per la scuola. Pennarelli, pastelli, matite, tutto l'essenziale. Abbiamo un altro astuccio, all'interno potete mettere tutto. Se vi piacciono questi zaini li potrete trovare a un prezzo super conveniente in tutte le migliori cartolerie. Quindi non dimenticatevi, Skinover, andate in cartoleria, spendete poco però delle cose di ottima qualità. Ok ragazzi, manca poco più di 2 minuti, quindi direi di andare a inserire il nostro ananas sulla pizza, che sembrerebbe ben cotta. Oh mamma mia, pizzeria. Mamma mia, pizzeria. Mamma mia, pizzeria. Non scende l'ananas, non scende. Ok, forse ho messo un po' troppe fette di ananas, ma va bene così, non ci interessa. Se lo dobbiamo provare, o proviamo bene o no. Ecco, io lo sapevo, lo sapevo. Eccolo, eccolo, ecco la pizza. Ecco la pizza. Siamo pronti ad assaggiare la pizza con l'ananas. È buonissima, è fottutamente buonissima ragazzi, è incredibile, ve la consiglio. Madonna che buona. Era un prank, volevo farvi far finta che la pizza Clarence non mi piacesse, in realtà. Lasciate un bel mi piace per questo video, perché ho avuto il coraggio di provare l'ananas con la pizza. Se non mi fosse piaciuto probabilmente avrei iniziato a odiare l'ananas. No, ovvio. Commentate con hashtag pizzananas. Fatemi sapere nei commenti se qualcuno di voi l'ha già provata, o se qualcuno di voi non l'ha mai provata però dopo questo video proverà la pizza con l'ananas. Se lo farete fatemi sapere se vi è piaciuto o meno. Se siete nuovi iscritti ovviamente commentate con hashtag nuovo iscritto. Seguitemi su Instagram ragazzi, seguitemi su Instagram Giuseppe_Barbuto, perché ho iniziato a fare anche video su Instagram da parecchio, quindi se ve li siete persi siete ancora in tempo per andarle a vedere, sono molto molto belli, non voglio farle egocentrico ma sono molto molto belli. La pizza è quasi finita, il video invece termina qui perché direi che non c'è nient'altro da vedere o da dire. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, se vi siete divertiti soprattutto, perché adesso parlando seriamente ho voluto fare questo video di cucina particolare, di cucina diciamo particolare, cercando di farvi anche divertire. Quindi fatemi sapere se ci sono riuscito, perché se non ci sono riuscito, se non ci sono riuscito male. Se invece sono riuscito a farvi ridere almeno una volta, fatemelo sapere nei commenti. Fatemi sapere anche se vorreste altri video del genere dove cucino cose strane, quindi magari commentatemi con dei cibi da mettere insieme, delle cose da mettere insieme abbastanza strane però mangiabili, ragazzi, tipo la pizza con l'ananas è una cosa strana però l'hanno inventata per mangiarla, cioè c'è gente che la mangia, tipo io la mangio, ok ragazzi, è buonissima. Io vi saluto,
ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando, trovate gli zaini skin over nelle migliori cartolerie. Guardate quanto è bello. Trovate il link in bio per tutti i prodotti skin over che avete visto nel video. Ciao.